In casa io mi annoio sempre, però penso una cosa. Dopo un pochino guardo la televisione, ma poi la spengo perché mi annoio e poi vado da babbo. Quando è distratto gli prendo il telefono e ci gioco un pochino e dopo ci gioco e finché lui non dice stop e poi vede che io ho il telefono. Finito? Che? Hai finito? Sì. Bravo. Quando io mi annoio, io prendo il telefono del mio babbo e ci gioco. Un gioco difficile, io perdo sempre. Quando mi annoio, sto un pochino sul divano, poi ho pensato una cosa, gioco un pochino e poi prendo il telefono della mia mamma e guardo le foto. Robot, ancora. Mamma, non comprare un robot. Sempre ancora volte io ho fatto la TV, alcune volte pure gioco la PlayStation qualche, poi un pochino ho fatto la TV, poi alcune volte non penso alle cose che poi mi viene a giocare in camera mia. Io quando mi annoio, io prendo la chitarra mia e la suono con la mia nonna. Poi prendo un altro strumento e lo suono a nonna. Io quando mi annoio prendo le mie pianoforte e provo a cantare la musica. Mi annoio. Mi stendo sul divano e penso a qualcosa e poi quando ho pensato vado a giocare. A che cosa pensi? Penso a fare le costruzioni. Io quando mi annoio penso a disegnare. Io mi annoio, ma qualche volta ci penso e vado a disegnare. E che cosa disegni? Disegno la mia famiglia. Io penso se giocare alla PlayStation o al Nintendo 3DS. E quando t'annoi dove ti metti? In camera. Da solo? Sì. Io sto sul divano a vedere un libro, poi guardo il cartone e quando mi annoio vado in camera. Che fai quando ti annoi? Tutto il giorno a letto. Stai tutto il giorno a letto quando t'annoi? Perché mi piace tanto il letto. Dormi? O sì. Guardi la televisione o leggi? Guardo solo la TV. Tina, che fai quando t'annoi? Io sono in divano, mi riposo un attimo, dormo e guardo il libro anche in cartone. Tutto il giorno è a casa da me. Dopo il telefono, guardo ancora la televisione, ma se mamma dice basta televisione, l'hai vista troppa, poi vado in camera mia e non so cosa fare, penso a fare una trappola per distrarre babbo e mamma e tenerli appesi al muro. Una corda al soffitto, un gancio al soffitto. Dai, continua, un gancio. Un gancio al soffitto, una corda invisibile, la metto giù.
poi... E babbo e mamma che gli succede? Poi vedono che sono stato io e a babbo gli rubo il telefono. Ci gioco ancora un po', poi faccio altre trappole per tutta la casa. Guarda me, guarda me. Eppure una macchina col telecomandata grossa come le macchine.